Buongiorno, il testo su cui rifletteremo in questa mattina si trova in Atti 7, 55, versetto 55 e 56. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Questo testo ci parla degli ultimi giorni della vita di Stefano, uno dei 7 diaconi eletto dagli apostoli, che era il rappresentante degli ellenisti. Lui è il primo martire cristiano e viene descritto in Atti degli Apostoli come un uomo pieno di fede e di Spirito Santo, pieno di grazia e di potenza, che fa pensare alla parola che è piena di grazia e di verità. Viene descritto come simile a un angelo. Viene descritto come pieno di Spirito Santo, in poche parole un uomo consacrato, un uomo pio. Questo uomo pio viene accusato con dei falsi testimoni per aver parlato del male dei pilastri del giudaismo, cioè la legge e il tempio. Portato davanti al Sinedrio, che è la corte suprema della giustizia dei giudei, si difende con una predicazione potente, prendendo degli spunti dalla storia di Israele. Questa predicazione aveva un tono abbastanza polemico e finisce con una critica dura contro i giudei. Qual è la reazione del Sinedrio? Loro, dice il testo, si sentivano trafitti nel cuore, cioè avevano un cuore diviso in due. Loro digrignavano i denti come una bestia infuriata, gridavano forte e si coprivano gli orecchi per non sentire. Si avventarono tutti quanti su di Stefano e lo uccisero per lapidazione. Se guardiamo con attenzione, qui abbiamo una progressione. Prima si indurisce il cuore, che è una reazione interna. Poi gridano forte e coprono le orecchie per non sentire, che è una reazione esterna. E poi vanno a ucciderlo. E qua ho una domanda. Tu come reagisci dinanzi alla repressione? Il testo di Proverbi dice: chi odia la reprensione è uno stolto. La morte di Stefano è molto simile a quella di Gesù. Entrambi parlano del Figlio dell'uomo alla destra di Dio. Entrambi pregano allo stesso modo: nelle tue mani affido il mio spirito, non tenere conto del loro peccato. Il discepolo non è al di sopra del Signore. Così come la morte di Gesù non fu la fine, perché gli apostoli ricevette lo Spirito Santo per continuare l'opera iniziata da Gesù, la morte di Stefano non è la fine, ma l'inizio della fioritura della Chiesa. Un giovane di nome Saulo vide tutto, e la testimonianza di Stefano lo portò alla conversione. Lui divenne Paolo, l'apostolo delle genti, che portò l'Evangelo fino all'estremità della terra. C'è un verso di una canzone di Pink Floyd che dice: quando ci hanno seppelliti non sapevano che siamo seme. Qui troviamo un paradosso. Nella Bibbia si vive morendo e si vince perdendo. Stefano significa corona della vita, della vittoria, dell'onore, della gloria. Lui ha onorato Dio con la sua morte. Lui è un esempio di fedeltà e di coraggio per i credenti di tutti i tempi. Nell'epoca di coronavirus ti voglio parlare di un'altra corona, la corona della vittoria, della vita, che si ottiene perdendo e morendo. Nel momento più buio della sua vita, Stefano ha alzato gli occhi verso il cielo e ha visto i cieli aperti, ha visto il Figlio dell'uomo ai piedi della destra di Dio. E tu dove guardi? Quando tutto è buio intorno a te, quando la morte è molto vicina. Martin Luther King affermava: se un essere umano non ha scoperto qualcosa per cui è disposto a morire, non è degno di vivere. Perché la più grande tragedia della vita non è la morte, ma una vita senza proposito. Il proposito di Stefano era quello di glorificare Dio anche con la sua morte. Il tuo quale? L'apostolo Paolo, il frutto della testimonianza di Stefano, afferma: per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Il Signore ti dice oggi: non temere quello che avrai da soffrire, sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Ti auguro una buona giornata.